cercare di trasmettere quella parola che può essere di comodità, perché va di moda, ma è semplicemente provare a fare la cosa giusta. E stare dalla parte degli ultimi è una cosa giusta e nobile. Sono questi gli elementi, gli interrogativi dai quali siamo partiti. E ci siamo detti, è possibile immaginare la ricerca di una visione staccata dalla dimensione pratica? In che modo noi diamo senso alla parola? In che modo noi, partendo dalla necessità di un nuovo spirito, non ci poniamo allo stesso momento l'idea di dare corpo a quello spirito? Perché tutti hanno abbracciato più o meno lo spirito dell'avidità, del danaro, calpestando la dignità di uomini e donne, perché ciò che serve è accumulare il danaro. Cos'è la ricchezza? Cosa vuol dire vivere liberi? Cosa vuol dire oggi libertà? Noi ci possiamo sentire liberi quando guardiamo i giovani che studiano e hanno come certezza la fuga. Noi ci possiamo sentire liberi quando in realtà nella società nella quale viviamo oggi abbiamo tante persone che fanno un lavoro egregio, importante, si direbbe sono piccoli passi, ma sono passi da giganti, importante, e noi non riusciamo a mettere in discussione l'impianto stesso della sovrastruttura, anziché galleggiare sulla sovrastruttura, guardiamo, cerchiamo di creare una sorta di reciprocità tra queste due dimensioni. Quindi l'idea della necessità della scoperta del mondo spirito, attorno al quale provare a ragionare, porre delle basi tra parole, azione, ricerca di una nuova visione. E attorno a questi, alcuni di questi elementi, che parte l'idea di questo libro, che non è l'autobiografia del sottoscritto, ma è il tentativo di dire, cerchiamo di interrogarsi non solo sul nostro presente, ciò che ci circonda, non sul piano prettamente materiale, ma interroghiamo una dimensione immateriale dove oggi c'è una sorta di povertà culturale, una pigrizia nel tentativo di decifrare la realtà che ci circonda. Questo, perché quello che conta oggi spesso, viene detto, è la furbizia, il cinismo, gli egoismi, e a parlare di senso di comunità non viene mai a ordine del giorno. Viviamo in uno stato di omologazione,